Come lei può ben comprendere, le parole dette oggi valgono poco. I gesti si possono controllare, gli specialisti allenare a fingere e tutto può essere manipolato a proprio vantaggio o vantaggio di altri. Quello che stiamo cercando è tutto l'opposto. Quello che ci interessa è il privato, il pensiero, tutto quello che non si dice, tutto quello che non si fa. Questo mondo sta morendo e noi dobbiamo trovare una soluzione. Questa azienda, la mia azienda, la nostra azienda, ha bisogno di persone capaci di costruire un futuro per tutti quegli esseri umani che vorranno partecipare a questa grande scommessa che è la vita. La natura non è buona, né tantomeno è cattiva. La natura è equilibrio e ci sta chiedendo una mano per risolvere un problema. La continuazione di questo grande progetto che ha visto gli esseri umani protagonisti di questo mondo, di questa specie. Ripeto, non partecipanti, ma protagonisti. Perché noi abbiamo dato un senso a questo mondo, noi abbiamo scritto la storia, noi, gli esseri umani. Ed è per questo che ora, come esiste un equilibrio tra le volpi e i conigli, io vi chiedo di essere i nostri migliori venditori. Perché da sempre e comunque la specie più grande mangerà quella più piccola. Non abbiate paura di essere squali, perché uno squalo non sarà mai il cibo di nessuno. Il nostro compito è di dare cibo a noi, alla nostra famiglia, per farla sopravvivere ed evolvere verso un futuro sempre più armonioso, verso la vita, la nostra vita.
Cibo, 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 cibo. Pensi ci usciremo mai di qui? I partecipanti al gioco diventano i programmi. Il programmatore diventa il giocatore che agisce in tempo reale. Non capisco lo scopo. Ogni nostro gioco ha uno scopo, certo. La principessa da salvare, i mostri e le trappole da superare. Il principe che salva la principessa. Togli il principe e il gioco è fatto.
tu mi dici togli il principe e gioca e fai. Ma io non capisco lo scopo. Appunto, non c'è lo scopo del gioco. I giocatori non hanno uno scopo. Devono trovare la chiave per vincere, ma loro non sanno quale scopo gli è stato assegnato dall'altro. Nessuno. Nessuno dei partecipanti sapeva del rischio che andava incontro, ma penso che almeno Angela avrebbe potuto interrompere tutto dopo la prima volta. Io non voglio vivere con questo peso. E non capisco come per uno stupido lavoro si possa vivere una cosa simile. Non capisco come un elettrodomestico possa trasformare le persone in questo modo. Oh Cristo! Si sono mangiati a vicenda. Vogliamo partire dall'inizio, signora?